Eccoci qua di nuovo, cari amici della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, con il vicepresidente dell'ente fiera del Tartufo Bianco d'Alba, Marco Scuderi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicole, buongiorno a tutti coloro che sono collegati in diretta streaming qui dal mercato mondiale del Tartufo Bianco d'Alba. Ma come sta andando il mercato? Ma diciamo che il mercato sta andando molto bene, abbiamo già superato i 35.000 visitatori nei primi due weekend di fiera e ci accingiamo a superare i 50.000 in questo weekend, che è un weekend molto importante, con tanti eventi sul territorio, con i trifolau schierati, con un mercato che si sta animando, con un tartufo di assoluta qualità, pezzature medie attorno ai 300 euro letto, e quindi ci accingiamo a un importante weekend che caratterizzerà e sarà sicuramente un weekend molto importante, molto di rilievo anche per la presenza di turisti italiani e stranieri per questo nostro territorio. Ci sono più visitatori italiani o stranieri quest'anno? Ma diciamo che di solito c'è un 50%, quest'anno sta aumentando la percentuale dei visitatori stranieri, che il sabato raggiungono anche un 65-70% dei presenti, che poi la domenica si oscilla in modo inverso, quindi si arriva a un'impostazione che ha un 40-50% di stranieri e un equilibrio sugli italiani. Invece come il prezzo del tartufo? Sempre uguale, salito, sceso? Allora, il prezzo del tartufo è tendenzialmente abbastanza stabile in questa fase della fiera, si aggira dai 250 ai 300 euro letto. Questo è un tartufo di ottima qualità, di buona pezzatura, è quotato all'incirca sui 300-310 euro letto, sono 160 grammi e quindi questo tartufo ha un valore di circa 500 euro. Anche un ottimo profumo, l'ho sentito prima, ma volevo sapere se ci sono anche altri eventi in giro, ci sono altre manifestazioni, c'è qualcosa che possiamo consigliare ai nostri amici che stanno guardando? Sì, questo weekend con tantissime manifestazioni ed eventi collaterali del mercato del tartufo, a partire dal Palazzo del Gusto con le degustazioni organizzate dall'ente fiera con gli chef stellati nel nostro territorio, e abbiamo oggi appuntamenti assolutamente da non perdere. Per questo weekend e il prossimo abbiamo anche una rappresentanza e uno stand espositivo degli artigiani del Confartigianato della provincia di Cuneo, che presenta il vetro e la ceramica in un'area qualificata di livello adiacente al mercato del tartufo. La città è animata da tanti eventi, tra cui sia questa sera che domani avremo la sezione panificatori e la sezione macellai che uniti proporranno in degustazione le eccellenze del nostro territorio legate alla razza piemontese, quindi la sottorazza albese per quanto riguarda il discorso della carne, e il pane, in particolare il pane d'langa, che è un pane molto particolare realizzato da un gruppo di panificatori albesi molto affiatato, che sta cercando di portare questa eccellenza del nostro territorio a conoscenza di tutti i turisti che vengono a trovarci. Ma poi ho sentito che ci sono anche delle gare da cane da tartufo, è vero? Sì, avremo anche domani la gara dei cani da tartufo, che è un evento anche molto particolare e che vede protagonisti i trifolau con i loro cani, quindi quelli che sono poi effettivamente i veri attori di questa situazione, perché se non avessimo il trifolau e non ci fosse il cane, ecco, diventa difficile trovare questo prezioso fungo che, come sapete, è un fungo ipogeo, nasce sottoterra e solo nel momento in cui decide di riprodursi mette questo profumo da noi così amato che gli consente poi di spargere le sue spore e quindi di riprodursi, perché viene trovato. Senta Marco, ma questa gara qua, non mi dica che il premio sarà un tartufo, no? Il premio di chi vince? Cosa gli date, un tartufo? Ma diciamo che ci sono dei riconoscimenti importanti, che l'ente fiera ha deciso che però il tartufo se lo trovano, ecco, questo è importante. Bene, ringraziamo Marco Scuderi e vi do appuntamento a più tardi. Grazie. Arrivederci a tutti, buona giornata a tutti. Grazie.